Iniziamo oggi il capitolo 3 intitolato, ma la tolgo quella linea, l'equilibrio. Va bene? Dove andremo a vedere l'equilibrio dei corpi. O meglio, diciamo, perché uno dice, vabbè, che significa equilibrio? Per noi significa che il corpo è fermo. Cioè ogni volta che dice, non esiste un equilibrio di una cosa che si muove. Se si sta muovendo, è in movimento. Se una cosa, un oggetto è fermo, anche in maniera instabile, no? Se metto, vedete, sto portamonetine qui, in bilico sulla catra, starà pure in equilibrio, ma alla fine che basterà una piccola forza per farlo cadere. Però non è quello l'argomento della lezione di oggi. Invece è sugli equilibri, cioè vedere che significa che un corpo rimane in equilibrio. Significa che rimane fermo, ok? Possono essere applicate delle forze, ma quelle andremo a vedere quali sono le possibili forze in gioco, ma non pensiate che, ripeto, un corpo si stia muovendo di una certa velocità e lì c'è un equilibrio, non c'è nessun equilibrio, ok? Perché lì diciamo che c'è un moto, invece equilibrio significa che il corpo sta fermo. Cerchiamo di rappresentare un po' nell'idea di punto materiale, vedete, io disegno sempre un rettangolino, un quadratino, però per no, a me quello che interessa è vedere dove sono concentrate le forze in gioco. E le vediamo sempre concentrate nel suo centro, o vedremo meglio nel suo baricentro. Pensate, faremo pure, vi farò vedere un banale esperimento, chiamiamolo così, con un cartoncino per ricercare il baricentro di un corpo, perché non è sempre scontato. Cioè di una figura regolare, per esempio immaginate un quadrato, un rettangolo, coinciderà più o meno con l'incontro delle diagonali. Ma quando abbiamo invece una figura irregolare, immaginate così, non è scontato dire dove si trova il centro. Quindi, dicevo, la schematizzazione che utilizziamo per vedere l'equilibrio di un corpo è quello di punto materiale, ok? Sia chiaro, nel dire punto materiale non significa che devo segnare solo quel puntino, posso fare quel rettangolino senza problemi, però le forze le faremo partire tutte da quel punto, perché lì le immaginiamo applicate. Andiamo per ordine. Qual è la prima forza che sicuramente a cui sicuramente è sottoposto un corpo che sta lì fermo? O per equilibrio, per esempio, di un corpo sul piano orizzontale, immaginiamo il borsellino, il quaderno, qualunque cosa, lo zaino, un oggetto che avete lì sulla vostra scrivania, ok? Qual è una forza che sicuramente c'è? Qual è la forza che sicuramente c'è? La forza di gravità. Cioè che lui stia fermo lì sul tavolo, ma non posso dire, ah, siccome è fermo, lì non accade nulla, sarei ingenuo. Perché vedete, se questo oggetto sta fermo sul tavolo e affermassi quello che ho appena detto, no, sta fermo ma non accade nulla, allora io spostandolo di pochi centimetri e portandolo dove qui non c'è più il tavolo, no? Che significa? Che poi lasciandolo dovrebbe rimanere fermo. Rimane fermo? No, evidentemente quindi qualcosa accade quando sta sul tavolo, non vi pare? Perché ripeto, uno potrebbe pure pensare, no, secondo me non ci sono forze. Bene, smentiamolo spostando l'oggetto di pochi centimetri, ok? Quindi invece noi sappiamo che appunto una forza, la forza peso, la forza di gravità o semplicemente peso, tutti sinonimi, quella c'è sicuramente. Però poi iniziamo a osservare, sì, ma è vero che questo mio portamonete che sta adesso sul tavolo sta lì fermo, ok? Aspettate che usiamo anche la telecamera, visto che ce l'abbiamo. Sta
sta lì ferma. Allora, questo spostiamo un attimo. Ok, quell'oggetto sta lì. Ci siete? Per stare fermo, beh, abbiamo appena detto che la forza di gravità c'è sicuramente. Ok? Questo no, nessuno, tranne un ingenuo, direbbe no, sulla Terra c'è un qualche corpo che non è soggetto alla forza di gravità. Se sta fermo però, quindi se la forza di gravità non è in grado di agire come farebbe, no, se l'oggetto fosse spostato, se io stessi, vedete, non qui, ma mi spostassi di qua dove non c'è nulla, l'abbiamo visto prima, questo cadrebbe, va bene? Quindi che cosa succede sul tavolo? O meglio, il tavolo che cosa fa? Evidentemente, anche se io non la vedo, quel tavolo reagisce con una forza uguale e contraria. Perché per annullare una forza c'è poco da fare, ci vuole un'altra forza. Se io questo banco lo spingo verso la finestra, se non ci stanno forze, quello lì va verso la finestra. L'unico modo per contrastare questa mia forza è che qualcuno si metta dall'altro lato e spinga verso di me, con una forza uguale. Se le forze sono uguali, che succede? Che tutto rimane fermo, appunto in equilibrio. Ok? Quindi il tavolo, per noi il piano su cui è appoggiato quell'oggetto, va a mettere una forza uguale e contraria. Cioè, se il peso di quel corpo è di 3 newton, il tavolo sta reagendo, ecco perché dicevo si mette la R come nome della forza, sta reagendo con una forza di 3 newton. L'unica cosa che cambia qual è? Che mentre la forza peso va verso giù, no? Il verso è verso terra, questa qui va verso l'alto, perché deve reagire. Ok? Quindi, quando un oggetto sta fermo, almeno queste due forze ci devono stare sempre. La forza peso, perché non stiamo nello spazio, in un qualche punto dello spazio, no? Potremmo pure dire, non c'è la forza di gravità perché non stiamo su un pianeta, e quindi immaginare che non ci sia forza peso, anche se però anche lì pure questa affermazione non è proprio vera. Vi ricordate che vi dissi, in qualunque punto dello spazio ci troviamo, veniamo comunque attratti da qualche pianeta o da qualche stella, tipo il Sole o altre cose. Va bene? Quindi queste due forze ci sono sicuramente. Adesso immaginiamo di applicare una forza esterna che chiamo con F. Cioè, quell'oggetto, torniamo alla nostra cosa, immaginiamo di fare sta cosa qui, cioè di iniziare a muoverlo. Ok? Mi metto qui e lo inizio a spingere. Ci siete? Quindi, con il mio dito è come se applicassi questa forza, no? Lo tiro, lo spingo. Vedete una cosa? Nel momento in cui di un oggetto che sta appoggiato su un tavolo, quindi su un piano, applico questa forza F, quella che io ho applicato con il mio dito, beh, in una situazione ideale, dici, beh, l'oggetto ha applicato la forza e si muove. In una situazione reale, noi sappiamo che c'è un tipo di forza che abbiamo già descritto. Qual è? Che c'è tra il piano e quel portamonetino? La forza d'attrito. Non posso dire che non c'è. È vero che per me muovere sto portamonetino è una cosa semplice. Perché? Perché la massa di sta cosa sarà pochi grammi, 30, 40, 50 grammi. Perché con il mio dito non riesco così agevolmente a muovere la cattedra? Perché sta cattedra avrà una massa di 60-70 kg. Quindi, aumentando la massa, che cos'è che si amplifica? La forza d'attrito. Ci siete? Quindi, altro che se me ne accorgo che lì c'è l'attrito, cioè se voglio muovere quella cattedra,
devo veramente mettermi e applicare una forza enorme per vincere quella forza d'attrito. Per il borsellino sta cosa ci sembra poco, diciamo, apprezzabile, perché mi metto, applico una forza tutto sommato non enorme e quello si inizia a muovere. Ma solo perché è la forza di attrito che è ridotta in questo caso, ok? Quindi, per avere l'equilibrio, perché noi di questo stiamo parlando, non del movimento, quindi pensate piuttosto che al borsellino, alla cattedra che io provo a spingere. Vedete, io sto applicando una forza a questa cattedra, immaginate quella F, però rimane fermo. Perché? Perché evidentemente la forza d'attrito che indichiamo con FA ed è contraria alla forza F è maggiore della forza che applico. Facciamo un esempio numerico. Immaginate che la forza di attrito è di 100 newton. La forza che applico è di 90, che succede a quel corpo? Rimane fermo, vince la forza d'attrito. Se la forza d'attrito è di 100, io ne metto 110, allora, seppur lentamente, vedrò quell'oggetto iniziare a muoversi. Ok? Quindi per far muovere qualcosa devo vincere la forza d'attrito. Quindi scriviamola sta cosa. Finché FA, quindi la forza d'attrito, è maggiore, ma se vogliamo anche uguale della F, il corpo rimane in equilibrio. Va bene? Oh, vedete una cosa, ragazzi? Ci basta applicare una forza a un oggetto per fare in maniera che le forze in gioco totali siano 4, non solo la mia, perché comunque la forza attrito c'è, anche se il corpo inizia a muoversi, sia chiaro. Qua mo stiamo vedendo il fatto dell'equilibrio e quindi supponiamo che il corpo rimanga ancora fermo. Però le prime due forze ci stanno indipendentemente da noi, forza peso e reazione vincolare. Ok? Forza peso c'è per colpa del pianeta. La reazione vincolare c'è per colpa del piano, che evita che quel corpo possa cadere. Quindi quelle due stanno malgrado noi. Poi se applichiamo noi una forza esterna, quella F, entra in gioco anche l'attrito, perché finché è fermo e stanno solo queste due, la FP ed R, noi l'attrito non possiamo vederlo. Quando è che vedi l'attrito? Nel momento in cui provi a spingere quell'oggetto, va bene? Quindi nel provare a spingere, quindi applicare la forza F, ci accorgiamo anche della presenza della forza attrito. Quindi vedete come nell'equilibrio stanno in gioco almeno quattro forze. Poi potremmo mettere altre forze esterne sempre, però almeno queste quattro ci sono, ok? Dove ognuna equilibra l'altro. Ripeto, la forza peso è equilibrata dalla reazione vincolare. La mia forza, quindi la F che metto esternamente, è equilibrata dalle... Sto registrando. Dalla forza di attrito. Oh, una cosa, Gino, tanto che ti trovi, sia turbure che stravato devono essere inseriti nel registro elettronico. Qui stanno aspettando Va bene, insomma. la ragazza. Vedi che patate mi ha fatto l'iscrizione, se no non vuoi più venire. Se non viene, mercoledì Va bene. Ok? Quindi ogni forza, se c'è l'equilibrio, significa che è in qualche maniera compensata da un'altra. Quindi la forza F che io applico, se è maggiore della forza d'attrito, allora ci sarà il movimento. Se invece finché è minore, la relazione che abbiamo appena messo, cioè vabbè, qui ho visto FA maggiore uguale, ma potevo scrivere F minore uguale di FA, quindi finché la forza è minore della forza d'attrito, il corpo rimane in equilibrio, ok? Ovvero, come abbiamo detto prima, equilibrio per noi significa questo, rimanere fermo. Va bene?
Questo è sostanzialmente l'equilibrio sul piano orizzontale, perché vedete abbiamo scelto una situazione la più semplice. Invece la prossima volta vedremo l'equilibrio sul piano inclinato, dove le cose cambiano. Ci può stare movimento su un piano inclinato anche senza mettere forze esterne. Vedete? Se io prendo il registro e appoggio la penna, quello inizia a scorrere. Io non ho messo nessuna forza, perché adesso la forza, invece, lo stesso oggetto, vedete, su un piano orizzontale sarebbe rimasto fermo. Quindi evidentemente cambiano le cose quando c'è un piano inclinato. Ok? Ma ce ne accorgiamo già, no? Se con la bici, la moto, sto in una discesa, c'è bisogno di pedalare, vedo che c'è qualcosa che mi spinge in su. O se devo risalire, devo vincere quella salita. Quindi evidentemente ci sono delle forze che in pianura semmai non percepisco.